Ciao a tutti, sono Barta, bentornati in un nuovo video. Il video di oggi è interamente dedicato a due mercatini in cui sono stato durante il weekend. Preparatevi, vi mostrerò un po' di clip, un po' di giocattoli, qualche fumetto, c'è un po' di tutto. Ovviamente c'è anche qualcosa per tutti i patiti di videogiochi. La stagione non è delle migliori, cominciano a scarseggiare tutte le cose che cerco e soprattutto il clima è sempre un pochino ostile. Quindi preparatevi a un sacco di clip in cui piovigina e ci sono davvero poche bancarelle. Però anche questa volta sono riuscito a portarmi a casa qualcosa di interessante. Nulla di raro, nulla di costoso, però delle cosine a cui io tengo molto. Sapete bene che andare nei mercatini non è per me per forza legato alla necessità di trovare qualcosa di raro, di costoso. Non è detto, mi piace scavare anche tra i giocattolini e le sorpresine. Quindi questo è quanto, vi mostro le prime clip del primo mercatino a cui sono stato. Buongiorno a tutti, oggi sono a spasso per il mercatino, anche se piove è tutto bagnatissimo. Spero comunque di trovare qualcosina, anche se ci sono tipo un terzo dei venditori soliti. Normale. Vediamo, speriamo bene. Oh no, c'è il 3 dentro. Aiuto, zoomato. Peccato, il 3 ce l'ho già. Cercavo proprio il 2. Questo anche ce l'ho già. Ed è super super divertente. Ci ho giocato un sacco di volte. Non sono un grande amante di Star Wars, ma questo è veramente bellino come gioco. Madonna, quanti ricordi. C'è un piccolo Gengar. Ci sono un po' di gommini dei Pokémon. C'è un Nidoking. Oddio no, lui è, ha fatto una guerra, insomma, tutto zozzo, forello. La tristezza nella pioggia, ho trovato qualcosa di carino, madonna. Super super ricordi delle elementari. Mamma, che condanna questi cazzo di giochi del calcio, li odio. Altre sorpresine. Sono un po' un ossessionato da queste cosine. Che carina. Cazzarola. Qui c'è un bellissimo dottor Gero, però gli manca un braccio. Però è stupendo, che peccato. Mi brucia da morire, è davvero stupendo.
Non soddisfatto di quello che ho trovato in queste bancarelle, però ho deciso la mattina stessa di recarmi in un altro mercatino, però proprio della catena Mercatino, il franchising. E dunque preparatevi, stanno arrivando un po' di clip anche del mercatino. È ufficialmente cominciata la stagione delle pioggerelline fastidiose a Torino. Ho trovato ben poco nel mercatino di prima e dopo vi mostro tutti i giocattolini, però non ero così soddisfatto da andarmene a casa e quindi ci siamo. Sono arrivato in quest'altro mercatino della catena Mercatino in via Lanzo. L'ultima volta che sono venuto qui ho trovato delle bombe, quindi spero di replicare. Sono più in cerca di videogiochi e giocattoli che fumetti, ma lo sapete già, ogni mercatino è un po' una sorpresa, non si sa mai cosa troverò. Ho trovato qualcosina di interessante. Ok, ho appena chiesto in cassa e questi volumi qui, siccome sono qua da un secolo, vengono alla metà, quindi mi porto a casa nuova frontiera di Cook. Sono contentissimo, fighissimo. Qua ci sono un po' di numeri veramente belli di Spider-Man del mio periodo preferito, però costano veramente tanto, 3 euro a spillate, proprio troppo per me. Ogni tanto butto un occhio anche a queste cose assurde, pentolame, scatoline e niente. Vi ho pensato, voi amanti degli omnibus, secondo me questa roba vi serve a casa per non tipo spaccarvi le ginocchia, eh? Vero? Voi che amate gli omnibus, eh? Belleggio, comodissimo.
Che belline queste statue però. E vai, la mia gitarella ha avuto un senso. Torno a casa e vi mostro questi due bellissimi volumi. Volevo recuperarli da tantissimo tempo. 8,50 €. Grande stoncata per me. Rieccomi, allora questo è il momento che tutti attendono, ora vi mostro i miei acquisti fatti proprio nel weekend. E dunque, eccoci qui, cominciamo con i primi ritrovamenti fatti al mercatino a cielo aperto del sabato. Non ho trovato granché, ma come sapete sono un grande amante dei pupazzetti e mi sono rimpinzato di questi cosini che sono sostanzialmente delle sorpresine della Findus che venivano rilasciati alla fine degli anni 90. Mi piace sempre informarmi sulle vecchie collezioni, scoprirle, cercarle, insomma, vedere cosa ne viene fuori. Questi nello specifico si chiamano i sorrisini della linea Sorrisini Superstory del 1993. Secondo me sono veramente carini, sono davvero curatissimi a livello di colorazione, sono molto molto variegati. Non li conoscevo, o meglio, li ho sempre visti in giro per vari mercatini, ma a questo giro ne ho trovati un bel mucchietto tutti assieme e ho pensato di prenderli. Non lo so, io continuo ad apprezzare queste cose, mi sembra che davvero negli anni 90 ci fosse una cura, insomma, per tutta l'oggettistica che abbiamo forse perso, insomma, a livello di sorprese e quant'altro. Non sono affatto male, nello specifico mi piace un sacco questo piccolo astronauta, lo so, chiamatemi scemo, non so che cosa dirvi, però amo tutti questi dettagli, la colorazione e quant'altro. Dopodiché ho trovato una sorpresina che veniva rilasciata all'interno degli ovetti Kinder. Si tratta di questo cosino, di questo fagiolino veramente veramente bellino. Ne avevo già un paio, li stavo già collezionando e quindi sì, ogni volta che ne trovo uno lo acchiappo. Mi piace veramente veramente tanto come è realizzato, la colorazione e proprio a livello di fattura, di peso, come è fatto di per sé questa sorpresina. Fa parte della linea Kinder chiamata Totems doppia faccia, ce ne sono vari in realtà. Questo totem elefantino nello specifico è del 98, ma ce ne sono anche di altre annate. Ci sono serie del 99 e serie del 97. Io ne ho qui un paio, ve li mostro un secondo. Io li amo, sono sostanzialmente degli gnomi che, se visti da una certa prospettiva, sono appunto dei personaggi antropomorfi. Però se visti da un'altra sono degli animali, in questo caso un elefantino. Mi piace il fatto che a tenerli in mano sembra di avere, non lo so, una sorta di piccola scultura, qualcosa fatta in pietra, una robetta fatta in pietra, una cosa secondo me davvero davvero carina. Mi piace, è anche diciamo ben lontana dal gusto delle sorpresine degli anni 90, insomma, sono veramente una cosetta interessante. Sicuramente non per tutti, so che non fregherà niente ad alcuni di voi, però io li trovo veramente veramente splendidi. Guardate che carino questo riccio, che ovviamente, visto frontalmente, è un gnomo. Non lo so, io li trovo molto molto carini, sono proprio belli da tenere in mano, sembrano dei reperti storici, delle strane statuette, io li adoro, sono davvero particolari. Guardate anche questa ranocchietta. Io non lo so, li amo, perché nessuno ne parla, sono bellissimi, fine. Per concludere, al primo mercatino piovoso in cui vi ho portato, ho trovato anche questo peluche che ovviamente finirà in vendita, fatemi sapere insomma se siete interessati. Si tratta di un peluche della Diddle, un'altra mascotte degli anni 90 famosissima, io lo trovo davvero ben fatto, nonostante io non collezioni peluche. Era perfetto, intonso, pulitissimo, ho detto ok, tu strambo topo, vieni a casa con me. Ma andiamo avanti. L'avete già visto nelle clip, l'unico fumetto di oggi è un fumetto veramente veramente notevole di Darwin Cook. Si tratta della Nuova Frontiera in questa edizione in due volumi. Guardate che bellezza. Come vi dicevo nelle clip, ho trovato l'intera serie a metà prezzo. Vi faccio vedere anche il prezzo. Eccoci qua, originariamente costava 17 €. L'ho preso a metà prezzo. 8,50 € per due volumi cartonati mi sembra veramente un bel colpo di culo, posso dirlo, anche perché è una serie di Darwin Cook di cui tutti mi hanno parlato veramente veramente benissimo. Ho iniziato a leggerla, ma sono ben lontano dal poter esprimere un giudizio su questa serie. Diciamo che è una serie che cerca volontariamente di mettere in un contesto più realistico i supereroi della DC e di calarli in quello che era il loro contesto originale, cioè il periodo, le annate in cui sono effettivamente usciti i primi numeri di Batman, di Superman, di Wonder Woman. L'inizio per ora è particolarissimo perché dei supereroi non c'è traccia, si vedono più che altro soldati e altri personaggi che si avvicendano con le conseguenze della Seconda Guerra Mondiale e gli strascichi del conflitto internazionale. Il fumetto si apre infatti nel Pacifico, nel mezzo di un'isoletta, nel 1945.
I disegni di Darwin Cook sono ovviamente magistrali, cartuneschi ma comunque evocativi. I personaggi sono sempre molto espressivi, colori estremamente accesi. L'impostazione della tavola in realtà è piuttosto semplice, però è proprio una narrazione che per ora scalda il cuore. Qui possiamo trovare un giovanissimo Al Jordan che non vede l'ora di diventare pilota, ma nel frattempo è ancora un ragazzetto e sogna appunto di pilotare aerei. Come sapete amo Lanterna Verde, quindi insomma per me questa nuova frontiera vale anche solo per scoprire qualcosa di più sul personaggio di Lanterna Verde. Ho particolarmente apprezzato poi degli inserti inseriti nella storia che non possono che ricordare Watchmen, perché insomma ci viene introdotto questo universo, questo mondo nel mezzo proprio della Guerra Fredda che si rifiuta di accettare le figure supereroistiche. Tutti i supereroi vengono messi al bando e qui ritroviamo anche un po' di articoli di giornale che parlano proprio della situazione. Qui ad esempio vediamo i supereroi della Justice Society che si ritirano dal loro ruolo di supereroi e passano a vita privata. È una cosa che abbiamo già visto non solo in Watchmen, anche negli Incredibili, cartone stupendo per quello che mi riguarda, dei supereroi che si rifiutano di smascherarsi e di dire in pubblico insomma qual è la loro vera identità e che quindi sono costretti a ritirarsi. Per ora, per quello che ho potuto leggere, è uno splendido, splendido omaggio a tutta quella che è la Golden Age del fumetto DC. E andrò avanti, sicuramente ve ne parlerò da qualche altra parte appena finirò di leggere questa splendida serie. Vi mostro anche un paio di tavole tratte da questo secondo volume, che per ovvie ragioni non ho ancora letto. Dai su, che dire, lo stile di Darwin Cook è veramente classico e immortale allo stesso tempo, veramente veramente bellissimo. Fine! Ancora una volta grazie per aver visto il video fino alla fine, io vi invito a seguirmi anche su Twitch, piattaforma su cui faccio le mie live, e anche su Telegram se vi va. Trovate ovviamente tutti i link in descrizione, sia del mio canale Twitch che del mio canale Telegram. Questo è quanto, fine, ciao!